Per un evento davvero molto particolare, è la prima edizione del Festival della Ziziona di Battipaglia. Ovviamente non sono mancate le imperfezioni, per questo subito chiediamo scusa in questi tre giorni se c'è stata sicuramente qualche imperfezione. Il prossimo anno è stato di rodaggio per il prossimo anno, che sarà sicuramente organizzata nei minimi particolari, soprattutto nell'area esterna dove ci... cantante, scusami. Grazie. Stasera facciamo questa serata goliardica, l'ho fatta cantare perché è un concorso goliardico, quindi non un concorso di bellezza. Come mai canti così bene? Hai studiato canto? Sì, è una passione di famiglia e quindi anche io ho ereditato questa dote. Quindi sei abbastanza carina, sai cantare. Grazie. Ci sono le basi per poter fare spettacolo. Io ti faccio in bocca al lupo. Intanto l'occasione era troppo ghiotta per lasciarcela sfuggire. Da lì è nata una cosa, una richiesta di mercato per questa mozzarella che non è che esisteva. Esisteva la ciccia di Battipaglia una volta, però la cicciona molti anni fa non esisteva, e quindi mi diceva ma mi cercano questa cosa, era entrata nel menù di Natale. E sì, il menù di Natale, infatti a Natale soprattutto alcuni caseifici snobbavano questa cosa, poi l'hanno cominciato a produrre anche loro, e quindi poi è nata questa festa. Io volevo far parlare Cecaro. Esatto. Sì, perché volevo anche segretario, dove? Sono... Vabbè, in rappresentanza dei caseifici di Battipaglia. Buonasera, io volevo fare un ringraziamento particolare all'organizzazione, al signor Luciano Paraggio che ha voluto fortemente questa manifestazione, ma soprattutto alla città di Battipaglia. Un ringraziamento a voi cittadini che siete accorsi qui numerosi e avete contribuito a dare una forte identità a questa città, che è la cittadina capofila della Piana del Sena. Grazie, grazie veramente. Grazie, grazie a Tilio Cecaro. Donato, noi abbiamo un momento molto importante, oltre al fatto della Ziziona di Battipaglia, oltre al fatto di Miss Ziziona, poi successivamente ci saranno anche i risultati finali. Tu hai in mano un libro, io lo volevo ricordare, e soprattutto volevo ricordare che questo libro si può acquistare questa sera, perché sono delle ricette molto molto particolari. Mozzarella ti cucino io. Com'è nata questa idea insieme con Francesco Festuccia della Rai, Rai 2 Costume Società, quindi una firma molto importante, insieme con te, con la prefazione, ecco, di Claudio Bisio. Abbiamo tentato di portare Bisio, però è all'estero per lavoro, però mi ha regalato la prefazione di questo libro, quindi sono 25 ricette sulla mozzarella, con la mozzarella, fatti da chi? E quindi
E c'è una cosa simpatica di Biso che parla molto bene della mozzarella di Battipaglia, cita, ieri l'abbiamo presentato, cita proprio la mozzarella che Luciano Paraggio gli ha inviato, e parla della mozzarella di Battipaglia, quindi un personaggio nazionale conosciuto ancora di più dopo Benvenuti al Sud, che valorizza la nostra città, quindi è una cosa che... Noi non ci vogliamo prolungare più di tanto, volevo dare la parola a Luciano per un semplice ringraziamento, anche lui è stato protagonista direttamente e indirettamente di questa cosa, e Luciano è un altro grande battipagliese che ha fatto tantissimo, fa tantissimo e continua a fare, non solo per la propria attività e quindi per l'attività di Caseario, ma anche e soprattutto per tanti eventi culturali nella nostra città. Sì, sì, ora è data questa occasione di collaborare con Donato, che ha avuto quest'idea, e diciamo sono stato molto entusiasta. Abbiamo scommesso su questa cosa e il nostro timore, che essendo la prima edizione, sai, potessero affluire poca gente, invece con grande sorpresa, grazie pure alla capacità di comunicazione, insomma, dell'organizzazione di Donato con i suoi collaboratori e collaboratrici, ce ne sono. Le sue collaboratrici, insomma, hanno il pepe, dire la verità, si muovono molto, e quindi siamo veramente contenti che ci sia stata questa grossa, diciamo, riconosciamo questa grossa affluenza. Grazie, grazie anche a Luciano Paraggio. C'è una cosa, sì. Non prendete molto in considerazione questo individuo, perché lui ha un sidecar che io invidio molto, del 1931, non mi fa manca per lei, e poi hanno carrettini siciliani regelate che ci fa cascassà. Il grande Luciano. Luciano ha passato la palla dei ringraziamenti, io non posso esimersi da ringraziare i miei collaboratori, le mie collaboratrici, quindi Tania, Katia, Elisa. C'è bisogno di un applauso perché dietro e soprattutto Rino che è stato il braccio operativo di questa manifestazione. C'era l'assessore Michele Torillo, il sindaco aveva promesso di venire e non è venuto, quindi io so che è a Battipaglia, quindi però c'è un rappresentante che è Michele Toriello che saluto. Poi volevo ringraziare le molte aziende, alcune in particolare, che ci hanno dato una mano per organizzare come sponsor. L'ho fatto anche io prima perché sono importantissime. È una manifestazione autofinanziata, quindi è importante questo apporto delle aziende del territorio che credono in queste cose. Chiaramente la Zizzona tira. E la comunicazione che abbiamo costruito è stata in qualche modo facilitata dal fatto che è un nome che si comunica bene, quindi mi hanno chiamato Radio di Napoli per interviste, c'erano gente, perché quando c'è un'idea, un nome, è anche facile fare il comunicatore. È un'idea che tira, poi associata a quella che è il prodotto l'oro bianco della capitale della mozzarella, quindi non poteva che essere, che però... è la nostra città Battipaglia. Donato, allora grazie a tutti. Ci abbiamo l'ultimo momento, gli ultimi due momenti più belli e più importanti, uno con Francesco Paolo Antoni, che tra qualche minuto... La nostra generazione, sì, loro forse non lo conoscono, non lo conoscono molto. Nel 1987, quando c'era Indietro Tutta, anche con Arbore, all'epoca c'erano anche le presenze di Massimo Troisi, no? E quindi vabbè, siamo molto affezionati a questo. Siamo pronti anche con un video, sì. Poi ci sarà la premiazione finale, sì, Lino, chi sarà la vincitrice di questa Zizzona, vedremo. Si pone delle domande, si pone dei quesiti, insomma, importante, arrivati a 50 anni, chi siamo, da dove veniamo, ma soprattutto a che ora si mangia, qua che si è fatta la cettura. No, perdonatemi, siccome mangio, manca assaggiare una pelle di mozzarella, ma ce l'ho, insomma si è fatto quasi mezzanotte, io, anche se devo dire che comunque è complicato fatto perché insomma c'è sempre qualcuno che mette, stai mettendo la mano con pazza zona, ti dice stai fermo, non mangiare la mozzarella che si alza il colesterolo, ho capito, ma se non lo mangi adesso che ce lo passa, quando me lo mangio, quando ce l'ho alto, dice ma tu se lo mangi si alza, ho capito, ma allora che ce lo passa inutilmente, dice ma quello è l'organismo, ne risente, ho capito, ma allora io vorrei dire all'organismo organismo e non ti risentire, che facci
me per Maluso, ma la felle e mozzarella, e che mani! E comunque al di là, ma grazie per gentili, comunque al di là di questo equilibrio interiore, io sono alla ricerca a 50 anni e passa di un equilibrio ancora più dentro, io sono alla ricerca del mio io, appena lo trovo sputo faccio. Ma non è facile trovare il proprio io, pure a voi che facciano poche interdette, neanche qualcuno di voi l'ha trovato ancora il proprio io, perché per trovare il proprio io bisogna chiedersi delle cose interiormente, la risposta è dentro di me, ma non tengo coraggio di fare la domanda, il mio problema, bisogna scavare dentro se stessi, io ho scavato dentro me stesso, ha già tante cose, ho trovato un sacco di robe inutile, condizionamenti, senza di colpi, sovrastruttura, la prostata infiammata, sto guardando veramente, no, non è facile trovare. Comunque già stasera devo dire la verità, già sto meglio con voi, mi sento più a mio agio, mi sento calorosi, mi piace fare la sizza, ho visto un po' di donne belle toste, diciamo che mi ricordano quelli belli femmini una volta, perché mo, è vero o no? È vero, vedi, perché noi agli anni che sono gli belli, viva il festival della Zizzona, la signora là va a trovare una Zizzona, la signora là sta facendo una polemica prima da mezz'ora, che dici? La Zizzona ti batte a destra tanto, dai, ahi sta signora, non ha da vincere la ciliegina, già viene la Zizzona, aveva ragione la Zizzona, devo dire la... A signora aveva ragione, che queste belle donne, io ho visto delle belle donne, non con me, le femmine, mi ricordano quelle di una volta, non quelle moderne, che a parte il fatto che te ne dici sono finte, vabbè, e quella è un'altra cosa, ma che le femmine che ormai troppo attaccate alle cose moderne, troppe pretese, ma muovono casettine, no, a stipo ha già fa la lavatrice, non fare caso di, ma non un piatto con la mano, mi serve la lasciamiglia, a comune, se sembra lavatrice, ma quando trovano la lavatrice, mi ricordo che le belle femmine, una volta, le belle femmine, belle roppie, belle tosse, con quelle belle in mano, ma mie mani erano tanto, ogni dedo tanto, che le belle in mano che erano rosse, abbuffate, gonfie, screpolate, che sembrano sempre chiate così, un coppo lavatura, bello, che sciriavano i panni, un coppo che bella tavola di legname, sciriavano, sempre che malerine, incinte, che quando si rompevano le acque, acqua coppa, acqua sotto, parturevano, pigliavano la creatura, o stavano in due lavature, o avevano la sciacquata, o mettevano la asciuttata, e continuavano a lavare, perché quello era una femmina. Oh no, signore! Quello sono sì, c'è più! Quelle sono le Gesù! Nomo! Bravo! No, invece voi capite, andranno alla lavatrice, andranno pure le cose utili e pure le cose inutili, andranno a buzzetta, o a un gioiello, a scarpette, l'idraulica. L'idraulica è una cosa in Svizzera. Vabbè, comunque al di là di questo, io a questo punto si è fatto pure un po' tardi, insomma, quindi vi vorrei salutare, ma però prima vorrei farvi un'imitazione appunto di una persona e una femmina in una moda, siccome io in realtà le imitazioni non le so fare in realtà bene, allora che faccio? Imito persone che conosco solamente io, così nessuno può dire mai e fai in agli altri. E quindi vi farei l'imitazione di... Oh?
di fare l'imitazione di una signora che conosco io, si chiama la signora Lorena, questa qua, è una popolana napoletana che abita proprio in un quartiere molto popolare napoletano, che è una madre di una numerosa prole, ha un sacco di figli ed è una cultrice, lei segue molto le telenovela, no? E a ogni figlia ha dato un nome in una telenovela. E allora lei si chiama la signora Lorena, che ogni tanto quando mi vede mi chiama e dice: Giovanotto, venite qua, venite, come state, bene? Io non lo so, sono scocciata, sarà l'afa, sono scocciata, sarà il ciclo, sono scocciata, non lo so, sono scocciata, sarà per colpa di mio marito, Ugo. Quel coso furioso ad abbassano il mio secos deve trascorrere un brutto periodo tra gli arti inferiori, è meglio, non ce la faccio più, saranno i figli miei, il piccolo, medio, grande, maggiore, medio, nano, sentieri, se ne è chiuso stamattina, non si è ancora andato là. La piccola mediana è una bassa alta, topazio, un po' magna. Il medio grande, medio piccolo grande, beautiful, se magna tutti quelli che si vogliono i topazi. Poi ci stanno i gemelli che hanno il supporto più, cuore e batticuore. È l'ultimo arrivato che non stava proprio in calendario, che non me l'aspettavo proprio. Caramba che sorpresa! Hanno il tuo sangue e tu quando imbaranzi, no, non si è nato, no! Devono versare il plasma tutti quanti all'unisono, non in maniera alternata. Ma non è vero, però, non è vero. I faccio bu 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 bu, però i figli miei li adoro. I bambini sono la gioia della casa, l'armonia della famiglia. Ho comune che sarò a 18 latte e benzina per dimagare e faccio una bomba fu poi faccio il freddo e mi venga uso su venire le scale e un bene qualche volta riverso 7-8 taniche di benzina durante tutta la casa, faccio un bel falò con i loro corpicini, poi una volta freddi e ben carbonizzati me li vendo a mo' di souvenirs degli scavi di Comompei, e se qualcuno si dovesse salvare io lo prendo. No. Lo stringo forte forte al petto. Udia, uno si dava il cavallo, gli aveva scippato, vuol spudere, lo faccio mangio, vogliamo lanciare, lo faccio bello via, oggi scavo il fischio, acciano, vogliamo ballare, vogliamo abbassare, vogliamo indocerci, di noi scavo, vogliamo andare, vogliamo andare, vogliamo andare, vogliamo andare, vogliamo andare, vogliamo questa non l'ho capita nemmeno io. I miei ossequi. No, però a questo punto scusatemi un altro minutino, me lo prendo perché ho parlato di bambini e voglio, perché io, insomma, io faccio un po' di terapie quando faccio i spettacoli, faccio terapie in realtà. Dice, ma perché non si chiude la doppia psicologa? Anzi, sono andato da due psicologi perché non riuscivo a decidere da quale psicologo andare. Poi ho pensato, ma perché devo andare a pagare una persona, devo pagare, parlare con una persona che devo pagare, quando io posso parlare con tante persone che pagano loro a me? Non è questo il caso, perché stasera è andato papato, no, immagino, meno male, no. Però io ho con i bambini questo rapporto di odio, diciamo, non a caso non ne ho fatti, chiamateli egoismo, chiamateli immaturità, ma io non ho avuto la forza. No, la forza, non ho avuto, cioè che non mi viene, non è che non mi viene. Oddio, però insomma le altre vediamo che succede. Se vogliamo omaggiare dei prodotti della René Blanche, tutte quante le miss, i giurati sono pronti perché li faccio premiare anche a voi, anche a te, poi finire sulla sinistra. Allora, come vi dicevo, vogliamo fare questo pure per Paolo Antoni, questo qua bel profumo, capito, che
c'è una bella doccia. Profumo mio? No, è un profumo che quando fanno questi giornali di calore, capito? Uno si fa questo profumo che è un doccia natura al profumo di magnolia. Io non mangio io, no, io non mangio. Sì, certamente, sì, che mi stavo mangiando. È rosa, no, vorrei quello glicine, quello lilla, allora, se è possibile. Il lilla lo passiamo a Paolo Antoni. No, numero 9, passiamo alla Paolo Antoni. Grazie, numero 9. Grazie, numero 9. Grazie, molto grazie. Cregues, al profumo di Iris, amore. Mi hanno offerto personalmente a Nalino Spodaccio per questa festa della Tizzona di Battipaglia. Io vorrei sul palco anche la mitica Ozzaella Tizzona, inviterei il maestro caseario, il re delle Tizzone di Battipaglia, a portarla sul palco con i ragazzi dell'alberghiero. Arriverà la Tizzona comunque, intanto cominciamo a dare queste fasce. Cominciamo a dare le fasce. Abbiamo delle fasce. Allora, la valletta può poggiare la corona. A me un cappello mio, un cappello mio. Il cappello lo diamo a Paolo Antonio. Allora le fasce a mio cappello. Grazie. Grazie. Buongiorno. Allora, io mi darei il allora, diciamo subito che stasera abbiamo fatto una giuria palese, quindi alla luce della luna. Abbiamo delle fasce, le ragazze che prenderanno le fasce che non saranno quelle di Miss Tizzona parteciperanno alla semifinale di Miss Parco del Cilento di Viale Albuni che si terrà il 25 agosto nella città di Piaggine, mentre Miss Tizzona di Battipaglia parteciperà alla finalissima di Miss Parco del Cilento del 9 di settembre del Scemarina e più parteciperà alla finalissima di Miss Dieta Mediterranea che si terrà nel contesto di Cinecibo dal 10 al 16 settembre a Santa Maria di Castellabate. Eccola qua la Tizzona, vai Tizzona, passerella per la Tizzona di Battipaglia! Allora io vorrei alla fine immortalare la Miss Tizzona con Paolo Antoni, Donato Ciociola. Io della Tizzona, complimenti. Donato Ciociola sul palco cortesemente, ideatore di questa manifestazione. Wow, grande! Grande, ma ti rimarrò che si sono una meno. Se la merita. Grazie. Allora, non c'è la rampa. Yeah, piacere, grazie. Vicino a Paolo Antoni. Sì, volete che vi avvicini alla Tizzona? La vincitrice di questa serata vincerà la fascia di Miss Tizzona di Battipaglia 2012, la corona offerta dalla Lino Production, e più vincerà una Tizzona, mi diceva il maestro caseare originale, la potrà ritirare allo stand. Ma proclamiamo! No, partiamo prima con la mascotte della serata. La faccio premiare alla nostra cantante battipagliese, visto che lei è una ragazza di Battipaglia, con il numero 16, Miss Mascotte, Annalisa Manzione, premia la nostra cara amica, al contrario la fascia. Così che la vince, aspetta un attimo perché la fascia è storta. Ma come si la metti che la faccia? Dagli una mano, meglio cade la mano, non riesco. Vicino una foto per mostrarti. Complicate, non riesco, la foto pure tu vicino a Miss, avvicino a Francesco. Ah, come no? Col cappello ufficiale della manifestazione, una foto con Miss Mascotte 2012, foto ricordo. Applauso. Si possono fermare sulla destra perché facciamo le foto dopo per i giornali. Io inviterei il mio amico Mario Pica, esperto di Mediterranea, per proclamare Miss Make Up la numero 7, Anna Tancredi. Ma che è Francesco, anche tu una foto con Miss Make Up, con Miss Make Up, miglior trucco. Make up. Una foto per i nostri fotografi sulla destra, c'è la cassa che ci impalla, facciamoci un po' sulla destra cortesemente. Benissimo Anna, mi scuotiamo. Inviterei la nostra amica di giuria, non vedo i giurati, eccola qua lei, la nostra, come ti chiami? Regista, per premiare Miss Einstein. La numero 4, Giovanna Papiti. Perché è intelligente, perché è molto intelligente, Miss
Stein Stein. Una foto, la faccia storta, una mischia. Io non lo so, perché. Devo dire la verità. È tutta una passetta, non ci sta niente a fare, Miss Einstein, però... E c'è ringrazio il parrucchiere lì, capito? Una foto ricordo per il parrucchiere, complimenti, sarà orgoglioso di te, taglio gratis il prossimo mese, Miss Einstein! Miss Einstein! Intelligente di tutti i capito? Anche intelligente! Torniamo sul podio! La facciamo premiare, la giuria e i giurati sono andati via, quindi non vedo i giurati. Che lo già fanno i giocatori? A quanto pensi che è la cosa? 10 kg. Prego signora. Io piatto, 3 kg. La coppia, con te sei meglio. Vabbè, non li faccio premiare perché non sei sul palco, facciamo premiare il maestro. Ma già lo faccio io! Ah, questa Miss Cinema, la fascia importante. Miss è facile. Ehi, Miss Cinema. La faccio dire a te? Certo. Oh, sono lieto di proclamare Miss Cinema la signorina numero 10! Luana, un applauso! Ecco! Francesco! Cinema! Una foto con Miss Cinema! Ecco qua, Miss Cinema! Bravo! Dritto l'hai messo! Grazie Miss Cinema! Complimenti! Andiamo sul podio! Abbiamo le prime due classificate, 47 voti e 48 voti, quindi la Miss Eleganza la facciamo premiare al maestro Caseario. Casinaria. Ha preparato la tizzona. Maestro Caseario, via! Dice anche il regalo che gli porta quel bambino seduto lì, piccolino. Miss Eleganza, abbiamo due ragazze vicine, quindi io le vorrei far chiamare tutte e due, sono la numero 5 e la numero 9. La numero, la pistizzona Donato, la diamo a lui la fascia. Ma casa non sta niente. La corona Paolo Antoni, Francesco la corona per la Miss, la mia classificata. Grazie, ma per la mia. La targa, prendiamo la targa. No, dobbiamo fare ancora una proclamazione. Ancora la proclamazione. Allora tu sai tutto cosa. Allora è una pacchetta. Vergognatevi. Allora portiamo...